Buonasera, allora, ho promesso che vi riportavo il video. Ho promesso che vi riportavo il video appunto su quanto riguarda Cannaretto, tipo che sembra che si stia un attimino complicando tutta la situazione, tutta questa trattativa di merda. E niente, sembra che Massara sia andato lì a farsi le vacanze, ho capito, comunque, a farsi le sue vacanze di merda. Ok, e quanto pare, da quello che ho capito, niente, tutto di boh, sembra lontano, anche perché lui vorrebbe venire a Milan con un prestito secco, però vorrebbe un attimino avere un riguardo di poter un modo di ritornare a Barcellona. Allora io dico una cosa, se lei vuoi venire a Milan, tanto per venire a farti una passeggiata, allora no, allora stai lì dove cacchio stai, scusami. Tanto sei un ottimo talento, io dico o si prende il titolo definitivo sto giocatore, oppure preferisco rimanere con Caldara e Gabbia. No, sì, scusatemi. E così non va bene. Cioè, uno vuole venire o non vuole venire. Io quello voglio capire, se te vuoi venire o non vuoi venire. Ma comunque, a prescindere, l'ho già capito che proprio sì, voglio venire, però comunque voglio rimanere allo stesso tempo anche a Barcellona. No, no, no. No, non ci siamo. Come se non bastasse appunto nei scorsi giorni che tanto dicono si parla Cutrone alla Fiorentina, come si parla, insomma, voglio parlare un po' una cosa che in generale, farò un video mixed, dopo arrivo anche, appunto, parliamo anche di Piontek un attimino, che si parla appunto di Piontek, di no Piontek, dico, scusatemi, di Cutrone alla Fiorentina. Allora, è successo appunto che Luca, lo zocco Lurro, ha chiesto appunto, se no, se non siete iscritti iscrivetevi al suo canale ragazzi, comunque a prescindere, è molto simpatico, è molto, molto bravo a fare video, a me piace un sacco anche lui. Comunque ha riferito che ha visto Patrick Cutrone, allora lui l'ha visto e cosa ha detto? Ha detto che mi ha chiesto ma Patrick torni in Italia, lui ha detto con un sorriso così, un sorriso, insomma, una faccia così, non è disposto. Quindi se no diceva di no, nel senso, cioè si capisce comunque. Se lui dovesse arrivare adesso alla Fiorentina si complica le cose, anche perché in Inghilterra non è che si sente molto a suo agio. Al Wolverhampton. Vabbè, pronuncia proprio tanta roba. Vabbè. Comunque, poco ci interessa. Adesso parlando un attimino, ritornando a noi, con Piontek, che proprio, ragazzi, sentito di ogni, ma oggi proprio troppo. C'è Aston Villa interessata a Piontek e Aston Villa e West Ham. Allora, dico due cose. Se devi andare a Aston Villa e West Ham, meglio che rimani a Milan. Tanto vale, perché comunque è un giocatore ancora da vedere, come vi ho già detto nei scorsi video. Ma se te mi dici un domani che mi dai 30 milioni per Piontek, io in questo momento sono da parere di dire di no. Perché uno, il male del Milan è numero uno, è Suso, sono qua, lo ripeto. Finché Pioli non ci guarderà su YouTube, che tutti i youtuber lo diciamo, che quel 4-3-3 maledetto, colpa anche di Suso, e non va più messo, va cambiato il modulo. Siamo in tantissimo qua a dirlo su YouTube, sta dicendo tutti i youtuber. Ragazzi, stiamo scherzando, ma io dico, ma allora, prego una cosa, se vede Carlo questo video, Carlo Pellegati, gli chiedo una cortesia. Se può gentilmente chiedere in conferenza stampa se questo allenatore, non lo so, se sarebbe un modo giusto di cambiare, diciamo così, il modulo, almeno di fargli una domanda, perché non prova a cambiarlo, giusto perché vorrei capire anch'io, sinceramente, in tutta questa faccenda qua, sto maratona qua. Perché uno dovesse cambiare modulo. Vabbè, comunque, Piontek, ritornando a Piontek, si parla di una somma di 30 milioni, forse non so se ve l'ho detto, comunque, una trentina di milioni. Io non sono d'accordo assolutamente, ma sarei d'accordo a vedere a 30 milioni quella merda lì di Suso che in questo momento non ci dà nessuno, questo lo so. Lo so comunque che bisogna cedere qualcuno, però se cedi, alla fine se cedi comunque Piontek, poi chi è che cedi altro? Bisogna comprare un altro attaccante. A gennaio è difficile che prendi qualcuno. Perciò dico aspettiamo l'estate. Poi in estate se volete venderlo, che è un brocco va bene. Che poi la mia domanda e la mia paura
E rientrata oggi mi stavo chiedendo, ma Ibra vuole restare veramente al Milan anche l'anno prossimo? Sì o no? Quella risposta è forse. Forse vuole restare, attenzione. Perché ho capito che lì in conferenza stampa ha detto che lui è venuto qua 6 mesi, se va bene, se si trova bene, ok, se no niente, va via. Quindi io per quello che gli ho detto l'altro ieri, o ieri, ho riportato il video che facciamo una figura di merda davanti a questo campione, un campione anche lui. Quindi io dico una cosa, no? Poi bisognerebbe un attimino vedere. Io qua una cosa, vogliamo fare figure di merda, di sbattere in panchina quella sega umana di Suso che non ne vale un cazzo. Poche parole, te le faccio breve. Poi parliamo un attimo anche di Kessié, che è sempre West Ham, che ultimamente con noi ci sta girando intorno, sta girando i suoi giocatori intorno. Che vorrebbe 22 milioni, perché sì. Prendo e te lo porto io a Londra. Prendo domani il volo e te lo porto io a Londra se te lo vuoi. No, vi lo dico la verità, non ne posso più vederlo quello lì. Ma 22 milioni l'ho dato subito. Tanto vale che poi dopo chi è che prende, chi è che potresti prendere? Raga, beh, qua è una domanda stupida. Ma se dovessimo passare le due punte diventerebbe tutto più facile, perché più alto giocherebbe accanto a Ibra, lì a destra vedrei Suso subito immediatamente, anche rischiando di vendere magari non so che sì. Ma perché non andare un attimino, raga? E non sto so, spar troppo in alto forse. E Imre Can. Oppure come si chiama l'altro, che comunque sono giocatori interessanti. Emre Can è l'altro. Bentancur. No, adesso non vogliamo avere a che fare con la Juventus, perché noi andiamo a prendere Correa della Lazio. A me piace Correa della Lazio. Tanto vale 30. Ovvio che poi lo titone spara anche 40-50, qua lo so. Però tanto vale che so anche il Correa dovevamo spendere sempre stessi soldi, allora cazzo prendimi Correa della Lazio. No, scusami, se cartellino dice 30-32, quanto cacchio è adesso su Transfermarkt, non mi ricordo. Io 2.000 domande me le farei comunque con Leon, scheggia che cammina pom pom così proprio a raffica. Però in difesa, ripeto, in difesa mi terrei Caldara tutta la vita, e adesso con Caldara rientro sperando che giochi a posto di Musacchio, che veramente è una roba inguardabile Musacchio, e speriamo. Non lo so se farà meglio, non lo so questo. Vediamo che merda sarà nei prossimi. Tra l'altro adesso abbiamo col Cagliari. Abbiamo da affrontare un Cagliari con João Pedro in Nainggolan che mi cago addosso tutta la settimana, mi verrà la caccarella addosso proprio. La merdaccia addosso che mi cacco. Perché adesso è una partita di merda. Poi dopo sarò io allo stadio con la Spal. Appunto, sarò lì allo stadio San Siro. Magari alle 5 sarò lì perché. Per chi viene allo stadio magari faccia sapere nei commenti. Comunque raga, alla fine questo è un punto, vi ve lo giuro. E qui, cioè, secondo me è qui il problema che sta. No, è proprio qui il problema che sta. Perché noi dovremmo, innanzitutto, abbiamo un sacco di giocatori da cambiare. Cioè noi abbiamo almeno 9 giocatori da rivoluzionare, che è una roba incredibile. Io non so neanche come cacchio potremmo fare. E vi dico la verità che già da adesso non cominciate a esultarvi, perché io dicevo per la Champions League 2 settimane fa che ci credevo ancora. Adesso vi dico no, non ci credo neanche più alla Champions League, anzi l'Europa League ho paura che neanche quella non la azzecchiamo quest'anno. Forse, siamo anche noi in lotta per la Coppa Italia. Anche se, ma secondo i miei calcoli, se dovessimo andare proprio bene 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 incontriamo i Gobbi e lì mi preoccupo. Però un altro discorso che voglio evitare, perché noi facciamo sorprese. Io ho paura, vi giuro, ho paura di andare allo stadio con la Spal, di andare ai rigori e perdere ai rigori. Ma perché, ragazzi, perché non riusciamo a fare un cazzo di gol? Perché è diventata una merda incredibile che non riusciamo a segnare manco per sbaglio. Noi pensate che non segniamo, adesso sto pensando quando è che non abbiamo segnato di una volta. Sono andato con Sassuolo e neanche lì non abbiamo segnato il cazzo, 0-0. E lì mi sono incazzato ancora di più. Post partita, se no andate a vedere che ce l'ho ancora. Mi sono incazzato ancora di più perché, ragazzi, adesso pensandoci, noi segniamo dalla partita con Bologna quando abbiamo fatto 3-2.
sono passate 4 giornate, dopo 4 settimane, un mese che non segniamo. Che poi l'Atalanta, siamo stati dei cazzo di telepass che passavano tutti. È normale che alla fine non abbiamo segnato, e questo mi preoccupa veramente. Anche adesso con la Sampdoria, pur giocando bene, vabbè, vedo l'arbitraglio, ok, però non sto qua a parlare di arbitri oggi. Quindi, un attimino, è preoccupante la storia. Voi dovete un attimino svegliarvi e impegnarvi in allenamento. Perché io, come tutti gli altri, il mio compito per adesso, qua che faccio a scuola di studiare, il compito vostro è di lavorare sodo perché guadagnate più soldi di tutti quanti qui che guardiamo questo video qua e che lo faccio anch'io. Quindi non diciamo cazzate, ok? Poi dopo, come tutti lavorano nella vita quotidiana, quindi voi potreste fare questo lavoro, però non lo fate, quindi impegnatevi di più, perché questi allenamenti brevi mi hanno rotto i coglioni, ok? E basta, mi sono rotto le palle.